Ciao mamme di YouTube, questo è un altro video su cosa c'è nella mia borsa. Questa è una Jujube Be Light, si chiama Be Light perché è nella serie delle leggere, sono quelle pieghevoli che poi occupano, una volta piegato, occupano pochissimo spazio, non hanno tutte le taschine interne, eccetera, eccetera, però sono sempre carinissime e mi piacciono tantissimo. Questa mi è arrivata da poco, ve l'ho presa su eBay. E l'ho riempita ieri per mia mamma perché sono andata in palestra, quindi il mio bambino è stato un paio d'ore con mia mamma e questo è come io ho preparato la borsa per lei. A parte nella tasca davanti, queste due tasche sono lunghe, scorrono per tutta la lunghezza della borsa. Nelle due tasche davanti ho messo cose mie, il mio portafoglio Petunia Picklebottom che ho preso, sfilato e ho poi infilato nella tasca della borsa della palestra. È una bottiglia d'acqua che è vuota perché l'ho bevuta ieri, appena uscita. Da notare che io ho fatto aggiungere questi due gancettini, in realtà sono gli anellini per le chiavi. Li ho fatti aggiungere perché si aggancia perfettamente al passeggino, infilando i gancetti qua dentro. Però boh, mi sembrava più comodo con gli anellini, ce li avevo, quindi ce li ho messi. Andiamo a vedere cosa c'è dentro. Allora, le scarpettine. Perché quando siamo usciti e lì dormiva, quindi non volevo rompergli le scatole, mettergli le scarpette, ma avevo paura che avesse freddo, quindi le ho infilate qui, nel caso poi gli servissero. Una felpa, perché aveva un gileino di lana senza maniche, però è molto, dove abitiamo noi, è molto ventoso, quindi ho detto magari una felpettina, più che altro per il cappuccio, può sempre servire. Poi abbiamo da questo lato. Da questo lato una delle tre bustine del set pieces si chiamano. C'è il grande, il medio e il piccolino. Il piccolino è un portamonete, questo è il medio, il grande poi lo vedete perché è dentro. Non si compra, cioè non sono arrivati insieme, li ho comprati io separatamente. Qui abbiamo un paio di calzini nel caso non gli piacesse mettere le scarpine e le scalciasse un po' troppo in giro. Un bavaglino extra perché ne aveva già uno addosso, ma con la bavuscica e il rigurgitino non si sa mai, quindi uno in più. Un cappellino che mi sto rendendo conto adesso essere forse un po' gigante, quindi per fortuna cava la felpa, perché poi in effetti ha messo la felpa. Una crema solare perché cominciano ad esserci belle giornate, il sole comincia a picchiettare e il suo ciuccettino, quello dell'Avent con il col tappeto attaccato alla sua chiama catena. E quindi questo è quello che c'era nella borsina media. Poi la solita bustina del cambio che contiene la solita tutina, il solito modino, il solito paio di calzini extra che per fortuna non gli è ancora mai servita, il materassino per il cambio, questo è quello di un'altra borsa, l'ho già detto, perché quello della Jujube l'ho dato a mia suocera che lo tiene in casa lei e tengo questo perché è un pochino più sottile. Dopodiché il bag set piece, ovvero il pezzo grande delle bustine. E questo viene con una tracollina che ho tolto perché non mi serviva. E qui ci sono il necessario per il cambio. Pannolini, salviettine e igienizzantino per le mani. Ripeto, questo è una borsa per poche ore, quindi è stata riempita di conseguenza. Non troppo piena, fu proprio necessario. E comunque ci sarebbe stato ancora un mucchio di spazio perché così la bustina grande e la bustina del cambio sono allineate e appoggiate sul fondo. La bustina media l'avevo appoggiata qui così a portata di mano, quindi vedete che in realtà di spazio ce n'è ancora un bel po'. Però a me piace l'accesso facile, non mi piacciono le borse troppo piene che poi ci vuole un'ora per trovare la roba. La felpetta e le scarpine appoggiate qui.
e la borsa si chiude facilmente, perfetto. Quindi questo è quanto, leggera, pratica, colorata, divertente, come tutte le Jujubee. E questa era la Jujubee Be Light. Grazie, ciao!